canterà una bellissima canzone, ci dirà lui quale, lui è Mirko Pastore. Buonasera e benvenuto qui sulle telecamere di Capri Event. Buonasera a te, buonasera a tutte le persone che comunque ci seguono e che vengono in tanti in queste bellissime, con questi bellissimi percorsi che Sono molto importanti, però noi vedi Mirko, parlavamo guardando anche nelle telecamere che oggi si parla di violenza sulle donne. Vuoi dare un consiglio ai giovanissimi, non solo come artista ma come ragazzo giovanissimo, un consiglio ai ragazzi perché non commettano questi abomini che oggi capitano molto molto spesso? Sì, beh, io posso dire che queste cose non devono più accadere, sono situazioni bruttissime. E sinceramente noi giovani dobbiamo dare un futuro a quello che poi verrà ancora dopo, quindi passiamo una mano per la coscienza veramente con il cuore e che queste cose non accadano mai mai più. Con il sindaco di Frattamaggiore, Francesco Russo. Sindaco, quali sono gli eventi che vedranno impegnati i cittadini frattesi per questa Pasqua? Sì, il classico evento, quello dei battenti di lunedì, appunto lunedì mattina a Corso Durante al piazzale del campo sportivo, quindi due grossi palchi, e poi lunedì pomeriggio, lunedì alle 18 in piazza Umberto I a Frattamaggiore si ripeterà la manifestazione di Gesù Risorto, sono detto praticamente in dialetto frattese, sono cascette, che è una manifestazione ormai ultracentenaria che si svolge a Frattamaggiore, che diciamo, come dire, ripropone un passo del Vangelo, della resurrezione di Cristo, con tanti praticamente migliaia e migliaia di frattesi, non solo, di tanti cittadini a nord di Napoli che aspettano praticamente un anno intero questa manifestazione bellissima, con